Dottor Connors, ho tolto la tuta. È in trappola. Cosa faccio adesso? Portala alla Oscorp Tower. C'è una capsula per tenerla sotto controllo. Io devo occuparmi di alcuni preparativi. Ti avviso quando sono pronto. Una domanda prima di vederci. Mi dica pure, ora, dottore. Che hai rimosso il simbionte, come ti senti? Per quello è vero. Bene. Mi sento sollevato, ma mi vergogno delle mie azioni. Non è colpa tua. Restano ancora troppe incognite. Avvisami subito se percepisci dei cambiamenti di umore o di comportamento. Ma l'ho tolto. È passata, no? Sì. Ah, perché potrebbe avere delle ricadute. È impossibile per contenere quell'affare. Ricevuto. Potrebbe avere delle ricadute grosse, ragazzuoli. Ok, ok, ah, pure lui. Ho ignorato questa città per predict, ok. Ok, di Kraven stanno ancora cacciando. Dobbiamo aiutare un pochino la città nel frattempo. E quindi cerchiamo di capire qui che cosa sta succedendo. Sì. Che? MJ, mi scusi, sono MJ. Siamo tornati. Mi spiace, sì. Appunto. Se ho trattato da schifo te e tutti quelli a cui tengo. Vado alla Oscorp, terrò lì la tuta fin quando io e il dottor Connors avremo capito cosa farci. Harry lo sa. No, ma Norman è al lavoro su una cura che sembra promettente. Si tratta di Harry. Possiamo... No, dobbiamo salvarlo. Dobbiamo salvarlo, Harry, assolutamente sì. Di sentire che sei tornato. Siamo tornati, MJ. Siamo tornati. Sistema tutto. Ci vediamo a casa. Ok. Dovrò chiedere scusa a parecchie persone. Mi sa proprio di sì. Hai combinato un bel casino. caro Peter. Ciao. Telegiornale! Danica, okay. Che ci dici? Uno Spider-Man è scomparso. E l'altro non è. No, no, è tornato in centro. Che possiamo fare? Niente, ci dobbiamo arrangiare. Io dico sempre che gli Spider-Man ci spronano a dare il meglio di noi. Beh, questo è il momento di dimostrarlo. New York ha bisogno di noi. Sono d'accordo. Ricordate il nostro amico Dennis, l'eroe della metropolitana. Dennis ha radunato ben 50 persone ed è là fuori che cerca lo Spider-Man scomparso. Addirittura. Sapete cosa? Oggi staccherò prima per unirmi a lui. Ah. Date un'occhiata ai miei social per i punti di ritrovo. Hai capito, Danica? Agire, ragazzi. Vogliono salvare Spider-Man, che in realtà gli eroi siamo stato salvato. Andiamo. Ok? Ci siamo? Dottor Connors, dove sei? Dove sei? Abbiamo il simbionte qui, eh? Ci siamo, eh? Siamo qui alla Oscorp Industries. Ci siamo tolti la maschera? Ma qualcosa non ci torna. Troppo silenzio da queste parti. C'è qualcosa che non va. Ma... Finalmente lo hai tolto. Ma... Lo rivuole allora? Lo rivuole proprio? Mio eroe. Harry, calmati. Troveremo una soluzione. Dobbiamo distruggerlo. È troppo pericoloso. Anche tu finiresti per perderti. È proprio così, è proprio... Cosa è successo a me? Pete, ti prego. Devi ascoltarmi. Ascoltaci, ti prego. Dice che è pericoloso. Ascoltaci, No, ma mi sa che l'ha mezzo scassato. Ha mezzo scassato il contenitore, regà. No, è proprio così. No. E adesso? No, di nuovo? No. No, ragazzi, è finita. Possiamo andare via, possiamo andarcene. Harry, cosa? Lei è il padre, gli dica qualcosa. Eh sì, è letteralmente impazzito. Ma che è? Ma si è trasformato letteralmente?
Tom? Oh no! Oh no, ragazzi! Non fargli male! No, ti fa male lui! Ma è gigantesco! Mazza che lingua, lingua della... No! Fermatelo, fermatelo! Niente armi letali! Basta che glielo togliate di dosso! Niente armi letali, però... Vedi... mo adesso è un problema, però, No, cioè, io sono Venom! Io sono Venom, ragazzi! Sono Venom, raga! Ragazzi! Oh, sono Venom, io sono Venom, aspettate! Non me l'aspettavo! Carica! Boom! Mamma mia, io buco tutto! Ma no, mi stava a distruggere tutto, raga, il laboratorio, non c'è più niente! Non c'è più niente da fare! Oh! Siamo fortissimi noi, Siamo Venom! Siamo Venom, raga! Mamma mia! Siamo praticamente onnipotenti. Andiamo, andiamo! No! Questo c'ha un lanciarazzi! Osserva le nostre ricerche. Sto esplorando ogni strada possibile. Tutti questi elementi sono normali. Sono normali, Harry. Ma l'importante è avere successo. A Harry credo che gliene importi poco. Al Venom assolutamente nulla. Assolutamente nulla. Qui, Mephi, come puoi vedere, siamo Venom. Harry si è rimpadronito della tuta, del simbionte, e si è trasformato in Venom. E stiamo spatolando tutti al laboratorio alla Osborne Industries, come puoi vedere. Isolate l'edificio. Credo sia troppo tardi. No, cioè, in realtà c'è letteralmente riuscito. Fate evacuare gli altri piani. Vieni qua, caro. Mamma mia, raga. Allora, attacca quadrato, lancia R1. Possiamo anche lanciare i nemici. Vieni qua. Aspetta, ce n'è uno dietro, raga, c'è uno dietro qua con lo scudo balistico. Ok, non c'è più. No, c'è un altro. Aspetta, c'è quello lanciarazzi. Ok. A posto. Andiamo. Salto acrobatico. Poi, carico. Bellissima sta sequenza. È troppo bella, raga, è troppo bella. Sei fortissimo, con... Cioè, Venom è fortissimo, raga. Incontrastabile proprio. È il padre che si scusa, raga. Credo sia quanto più inutile in questo momento. È inutile. Norman si sta scusando, non pensavo, non ritenevo, eccoci qui, eccoci qua, però... ma che... non vuole sentire ragioni, Venom. Andiamo. Boom.
ancora qualcosa di umano. Ah, lì perché mi fa danno, mi fa danno. Non mi ci devo avvicinare. Non mi ci devo avvicinare a... alle finestre, no. A quanto pare no, a quanto pare no. Cioè, ma veramente non ci stanno mettendo in difficoltà neppure un po'. Mamma mia, il devasto più totale. Raggiunge la sala di sorveglianza, dov'è? Eccola. Come non detto, eccola qua. A posto. La sala di sorveglianza in realtà è quella. No, ci ha fatto riscendere, non ci credo, ragazzi. Tutto da rifare, raga, ci ha fatto scendere. Oh, che c'è? Elicottero? Granata! C'è elicottero? Harry, non te può parlare! Non so come dirtelo! Non so come dirtelo! Curiamoci! Granata, occhio! Dov'è quello che lancia? È lì, è lì, è lì, è lì. È lì, è là, è lì, è là. No, perché? Ah, scusate, raga. Devo sfondare una porta per arrivare là. Ok. Ok, adesso ci siamo. A posto. A posto. Ti prego. Guarda il lingo, guarda qua. Ora a chi ha fatto? Ha riavviato il PC? Non credo proprio. Non credo. Però mi sa che si è aperto una via di fuga. Anzi no. Andiamo, andiamo, andiamo. Zico Zago, a Zico Zago! Per evitare i colpi! Non posso perdere anche te! Mamma mia, mamma mia! Ci stiamo per preparare! Eccoci qui! Con Venom! Mamma mia, mamma mia! Che sto casando, raga! No! Il concerto no, raga! Oh! Qualcuno deve intervenire il prima possibile, oh! Ecco i tizi di Kraven, questi sono i tizi di Kraven, ragazzi, questi sono i tizi di Kraven. I cacciatori, appunto. Ricordiamo che possiamo anche acchiappargli e fare questo. Forza! È questo il raggio! No, cos'altro! Cosa di me! Verso il filo! Sta attenti allo sniper là però! C'è lo sniper che. No, e non solo quello! E non solo quello! Ok, laggiù, laggiù, laggiù. Addosso, addosso! Non dobbiamo perdere il filo, non dobbiamo perdere il filo del discorso.
a niente cacciatori. Ma quanti ne sono? Ce ne sono tantissimi, raga. Questo è il problema. Guarda quanti ce ne sono. Bellissima la grafica, Mephi, è bellissima la grafica. È spettacolare. È fatta veramente veramente benissimo. Anche se ogni tanto c'è qualche micro lag, ma credo che sia per i numerosissimi, i migliaia di effetti visivi. E ogni tanto ci sta che qualcosa scricchioli, cioè, ogni tanto ci sta, ogni tanto ci sta, è normale. Andate in questi. No! Ma può salire lui così, eh? No? Fa soltanto degli enormi salti? Balzi? Tipo così, ok. A posto. Per il momento è tutto a posto. Per il momento è tutto letteralmente a posto. Kraven, ma salve, ma da quanto tempo? Vi ritrovate? Da quanto tempo, per modo di dire? Un po' arrabbiato Kraven, eh? Credo sia un bel po' arrabbiato, in effetti. E però anche un po' spaventato, forse. In quel caso farebbe bene a esserlo. No, non è spaventato. Finalmente. È determinato, è determinato. Oh. Dai la caccia a Kraven, vai. Siamo qui per questo. Ah sì! Eccellente! Ok? A lungo ho segnato la morte perfetta! Un trionfo di sangue e fiamme! Sarai tu a concedermelo? Mamma mia, crollavo tutto! Hai rovinato tutto! Ferito i nostri amici! Fatti so. La tua vendetta con le mie carni. Ma Kraven che cosa vuole fare, raga? Cosa vuole fare contro Venom? Ma davvero? Ma davvero ci sta provando, ragazzi? Davvero ci sta provando? Il ragno mi ha molto tenuto. Ma tu, che sia la mia caccia finale, la fine di tutto. Ma la fine di tutto, mi sai che ci rimetti te, caro? Non so che dire, non so che dire. Non ha capito che ci rimette lui, raga. Forza da sola non ti basterà. Voglio di più. Non ha capito con chi ha a che fare. Let's go, let's go. Vieni qua, Kraven, a noi due. A noi due, mamma mia. Ah, questa l'ha sentita, eh? L'ha sentita Venom, eh? Vieni qua. Sì, tu sarai la mia ultima caccia e io la tua prima. Mostriamo al mondo una morte ideale. Non mi sa che la vuole. Mi sa che la vuole. Tu sia degna di me. Sai cosa si prova a essere traditi dal proprio corpo? Non cederò alla debolezza. La debolezza, sei debole adesso, Kraven, devi ammetterlo. Sei debole. Una leggenda non lo so, ma in questo momento sei veramente debole. Rispetto a noi. Si sono invertiti i ruoli. Ho conquistato nazioni. Ho domato la natura. Fa parte del passato, Kraven. Smettila di parlare. Smettila di farfugliare. Fa parte del passato. Conquistato nazioni, eh. Ma adesso non conquisterai più un bel niente. Via.
sul maxi schermo con la pubblicità di non si sa che cosa. Venom che arriva e che si prepara al colpo di grazia. E lui, Kraven, ne è letteralmente consapevole. E si prepara a salutare questo mondo. Eh sì. Eh beh. Venom non gliele manda decisamente a dire. Eh no. Ed è questa la fine di Kraven. Esgoschi, Kraven è così che si viene spatolati da Venom. Ma Venom, a quanto pare, non ha affatto finito, ma ha appena iniziato. Sì, perché, come ha detto anche Kraven, questa è stata la sua prima caccia. Ma sapete che Venom è anche Harry Osborn. Io non... Che cosa ho fatto? Tranquillo, tesoro. Hai finalmente il potere di fare ciò che hai sempre desiderato. Noi cureremo il mondo. Alla fine è Venom che parla con la voce della madre. Lascia che te lo mostri. Ma che era quella roba per terra? Mi sembrava tutto tranne che... Non lo so, che era quella roba per terra? La città sta sprofondando letteralmente. Cioè, diciamo, questa creatura aliena si sta impadronendo di tutta New York City. Noi cureremo tutti. E non solo. Ah, ovviamente era tutto... Ok, non sta veramente accadendo, era tutto un prospetto immaginato dalla sua mente. Ok. E allora ci sta. E intanto qui, alla Osborn Industries, regna il caos. Tutto è stato letteralmente raso al suolo, tutto è stato distrutto. E qui intanto vediamo Peter Parker che riprende i sensi e cerca di capire meglio la situazione che lo circonda. Che cosa? Ha distrutto tutto, Pete. Ha distrutto letteralmente ora tutto. Come faccio a trovarti? I badge e MF emettono un segnale. Andiamo. Se Harry ha ancora con sé il tesserino, posso usare il satellite Oscorp per trovarlo. Dobbiamo trovarlo, Pete! Dobbiamo trovarlo prima che sia troppo tardi, perché Harry è nei guai. E dobbiamo localizzarlo con il tesserino dell'ufficio. Perché è così. È così. Dobbiamo accedere alla rete Oscorp, ho detto bene? Oscorp. È così. We'll be right back.